Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, facciamo il sottotitolo navale Romeo. Prima di tutto, salviamo. Ma che cazzo? Ma perché? Che cazzo? Vabbè. Allora, sono rimasti due Kongo, Oliver 11. Abbiamo di nuovo 4 sovremeni, due Udaloi perché la volta scorsa è andato un po' così. Va bene, va bene. E partiamo già così, ragazzi. Con 3 supernavi e una foppa. Allora, il fatto sta, se loro arrivano per di qua è un bene. Se arrivano per di qua ci inculano come l'altra volta. Adesso proviamo magari a fare così. Che belle le nostre navettine. Prendiamo l'altro elicotterino, lo mandiamo qua. Comunque è stata severamente danneggiata. Grazie.
Слушаю, товарищ командир. Vediamo se passa sopra le nostre navi, se abbiamo qualche aereo a fare il furbo. Madonna, ma... Che cazzo di missili? Нам нашелся достойный противник. Potevamo fare che si vedevano qualche pesce girare. Le balene. Командир, корабль к бою готов. Proprio dei russi, cioè trincano fob come boh, cioè non ci fosse nulla. Mi sembra che gli sia rimasto molto di navetta. Noi andiamo molto veloce. Ci chiamiamo un'altra sovremeni, perché è così. Poi mettetevi in riga. E attaccate. Oh. Ha finito tutti i missili, però ne valeva la pena provare. Готовы, сэр.
Perfetto, ragazzi. No, c'era un LCU, potevo prenderla. Sono rimasti gli aerei. La flotta navale è stata esterminata. Sono rimaste una Oliver dell'LCU e qualche motoretto qua, ma. Noi, vabbè, le Udalo di prima e. Vabbè, un altro yak. Perdendo la portaerei hanno perso anche gli aerei comunque. Questi non hanno più. No, se navi c'hanno. Vabbè, le navi grosse non ce ne hanno più. Quindi praticamente sono inutili. Perfetto. Grazie, anche per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata con la taverna del ragno. E muoveremo le nostre truppe per circondare l'ultima penisola del Giappone. Bene, ciao, alla prossima!